qui al Forte Michelangelo, quali sono le caratteristiche di quest'anno? Ecco, per me la città sa, perché ogni anno questa è una tradizione che si ripete, tutti i presepi ogni anno sono inediti, sono nuovi, quindi ogni anno diamo una caratteristica proprio specifica a questo presepio. Quest'anno abbiamo 50 presepi più 4 quadri sempre sul tema della natività, e ci sono di tutti i tipi. C'è il tipo popolare, quello che vedete qui alle mie spalle, con statuine del stile 700 napoletano, grande 3 metri, 4 metri per 3 metri. Abbiamo lo stile arabo, lo stile quello tipico romano dei presepi, e anche i piccoli presepi di fantasia, le miniature come le chiamiamo noi. Sopra, nella sala sopra, abbiamo i diorami, e molti quest'anno, proprio perché la tradizione impone il sughero e il muschio, ma abbiamo molti presepi piccolini di sughero e muschio, quindi ne abbiamo tutta una varietà e per tutti i gusti, come ogni anno. Molti sono ambientati anche in alcune zone belle, appunto, di Civitavecchia. Sì, c'è un presepio ambientato proprio la riproduzione di Porta Livorno, come era, diciamo, agli inizi del secolo, col mare subito e il molo attaccato ai gradini di Porta Livorno. E ci sono anche, c'è uno scorcio per esempio della pianura padana con la neve, che è dedicato alle popolazioni terremotate dell'Emilia. Ecco, ricordiamo l'appuntamento per i visitatori. Sì, i visitatori possono venire tutti i giorni, i feriali di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, mentre per i giorni festivi anche di mattina dalle 10.30 alle 12.30. Però voglio dire una cosa: noi possiamo fare tutti gli anni questa mostra qui al Forte Michelangelo con questa eleganza, con questa bellezza, perché noi, diciamo, abbiamo delle persone che ci consentono di farlo. In primis il comune che ci dà il forte, la provincia di Roma, l'autorità portuale, la compagnia portuale, ma soprattutto la fondazione Caricip di Civitavecchia, che finanzia praticamente l'impresa, altrimenti non si potrebbe fare questa mostra. Quindi noi come associazione siamo tutti volontari e organizziamo per 40 giorni la mostra, la realizziamo e tutto quanto, ma grazie a queste persone che ho nominato che possiamo realizzare in città tutti gli anni la mostra dei presepi. Ritorno all'appuntamento con la mostra dei presepi e ritorno all'appuntamento, appunto, targato Fondazione Cassa di Risparmio. Diciamo che noi come fondazione siamo sempre vicini ad attività importanti dal punto di vista anche culturale. Non è il primo anno che siamo vicini all'associazione dei presepisti, e devo dire con tanto e soddisfazione, perché sono molto bravi, lo dimostrano anno dopo anno con questo tipo di mostra che riscuote poi dei successi strepitosi. Si parla di 12 o 13 mila visitatori l'anno, il che significa, ristretto peraltro in pochi giorni, una grossa affluenza di gente che ha la possibilità di godere di queste belle opere d'arte e, perché no, stare sempre più vicino anche alla religione, che poi porta a credere a certe cose e a continuare a vedere e a fare magari nelle proprie case il presepe, perché è il simbolo vero che rappresenta la Natività e chiaramente per i cattolici è un elemento fondamentale. La provincia di Roma a fianco delle tradizioni, in questo caso a fianco appunto dei presepi. Sì, da sempre, diciamo, sono anni. Noi in particolar modo, al di là del patrocinio alla manifestazione, che la finanzia la fondazione, noi abbiamo in particolare evidenziato i corsi presepistici. Quindi è una soddisfazione maggiore, perché ci sono anche i bambini che partecipano soprattutto, e quindi poi si dà anche un senso di continuità a questa manifestazione, che vedete quanto è partecipata e quanto c'è bisogno in questo momento anche di dingenza, che la gente riesca a stare insieme e trovi un'amalgama anche nella religione, ma comunque nella tradizione. Soprattutto perché si tratta di associazioni che svolgono quest'opera appunto come volontariato. Assolutamente volontariato, uniscono la passione alla cultura, alla tradizione, quindi a maggior ragione. Mi dicevano l'anno scorso, due anni fa, addirittura 4.000 visite, quindi è una cosa esagerata. Civitavecchia ama questa manifestazione, noi siamo a fianco, siamo vicino per quello che possiamo. Anche il comune sostiene anche per quest'anno appunto la mostra di presepi ancora al Forte Michelangelo. Sì, siamo orgogliosi, insomma, di aver contribuito alla riuscita di questa manifestazione, che ormai è una tradizione della nostra città, che riprende antiche tradizioni dei presepisti civitavecchesi, che tra l'altro, la mostra lo dimostra, sono veramente all'avanguardia, insomma, a livello nazionale credo che possono essere tra i primi posti, quindi da primeggiare. La location qui del Forte Michelangelo ci consente tra l'altro
di avere la possibilità che questa mostra sia visitata da tanti turisti. L'anno scorso, mi sembra, i visitatori, lo ricordava il presidente Cattavilla, al quale vanno i miei complimenti dell'amministrazione, hanno raggiunto le 12.000 presenze, che sono veramente ragguardevoli rispetto all'anno scorso. Non era proprio questa la location, e quindi credo che quest'anno saranno sicuramente in aumento. Questo ci consente anche di esportare, no? Quello che è un po' la tradizione della nostra città, e di dimostrare anche che abbiamo degli artisti al quale vanno i nostri complimenti, che hanno fatto delle opere, dei lavori assolutamente di qualità, e quindi di far vedere questo lavoro un po' al mondo, perché da qua ci passano i crocieristi, tanta gente, tanti civecchesi, perché poi i presepri vengono sempre visitati dai civecchesi, perché è una cosa che piace, poi la tradizione natalizia. Quindi veramente i complimenti a tutti, a quelli che hanno organizzato, all'associazione, ricordo il presidente Cattavilla, al presidente della fondazione Cacciaglia, all'autorità portuale e al comune di Cecchi e alla compagnia portuale, che anche la compagnia portuale ha dato il suo contributo.